significativi, molto più importanti di quello che ci aspettavamo, che abbiamo ricevuto circa 340 domande di partecipazione, mai successo negli ultimi anni, che vuol dire che la manifestazione è sana, utile, serve soprattutto in questo momento complesso del mercato, quindi ci aspettiamo quantomeno i visitatori che abbiamo avuto l'anno scorso, che intorno a oltre 20.000, di cui il 40% stranieri. C'è un concreto ottimismo. Ci parla degli special guest di questa nuova edizione di Pitti Immagine Uomo? Beh, intanto siamo molto contenti che Marni abbia accolto il nostro invito e torni a sfilare dopo alcuni anni con la collezione Uomo, quindi Marni è il menswear guest designer e siamo molto contenti che la loro strategia di rilancio e di potenziamento del marchio Uomo inizi proprio da Pitti. Poi abbiamo questo fantastico brand di luxury street style con una semplificazione che a volte sono anche un po' banali, ma insomma rendono un pochino l'idea di questi americani che si chiamano Hood Buyer e HBA. Loro sono interpreti di uno stile che ha una fase di grande, come dire, esplosione. Si parla di genderless, fenomeni di moda che probabilmente partono anche da altre ispirazioni, dalla moda, dal clubbing, e che poi arrivano alla moda e si incrociano anche con una attenzione anche alla manifattura, ai dettagli, proprio agli aspetti produttivi della moda che sono molto interessanti. Poi c'è questa performance del duo Olivier Sayar e Tilda Swinton, questo connubio tra uno storico della moda, curatore, una mente brillantissima come quella di Olivier, che è direttore del Galliérat, il Museo Galliérat di Parigi, con Tilda Swinton. Le performance che loro fanno insieme ormai da 2 o 3 anni sono una sorta di invito a cambiare i punti di vista. È una riflessione sull'abito, molto colta ma anche ironica, chic, molto leggera, ed è un invito a cambiare il punto di vista. Poi abbiamo i giovani, gli Italics con i due vincitori di Uso Next di giugno, Alberto Premi e Tilipop. Abbiamo questa collaborazione inedita tra due giovani talenti della moda italiana per uomo, Camo, quindi Stefano Ghetti e Matteo Gioli. Abbiamo questo evento di Andrea Incontri che parte da Pitti Uomo per una nuova strategia sua di, come dire, presentazione globale della sua collezione Uomo. Ne abbiamo tanti altri, abbiamo i Guest Nation, ora quasi non me li ricordo tutti, bisognerebbe prendersi appunti.